Bella a tutti ragazzi, siamo tornati di nuovo qui con un nuovo fantastico appuntamento su Mafia 3. Siamo tornati qui dove ci eravamo fermati. Fa caldo qui nell'Hollow, molto caldo. E non parlo della temperatura, anche se si suda davvero. Questa è la voce dell'Hollow. E stasera parleremo di uno dei figli dell'Hollow, Sammy Robinson. Non è solo un capo, è una fonte di ispirazione per tutta la nostra comunità. Insieme a suo figlio Ellis e al ragazzo che ha adottato, Lincoln Clay, ha sempre fatto di tutto per aiutarci attraverso la sua società della benevolenza. Se qualcuno non riusciva a pagare l'affitto, a comprare le medicine, o pannolini, o qualcosa da mangiare, Sammy era lì a dargli una mano. Purtroppo quel maledetto incendio al bar ce l'ha portato via troppo presto. E i suoi figli con lui. Vabbè ragazzi, magari la rimango questa parte perché no, era interessante sentire quello che dicevano alla radio. Anzi, mi sono accorto nei video che forse si sente anche un po' basso l'audio, quindi alzo anche un poco magari. Generale facciamo 4. Ok, ho alzato il volume generale, speriamo che non sia troppo alto adesso, cioè mi sento bene per ora. Troppo bisogna andare a tentativi a volte. Eri serio quando parlavi di sala operativa? Vedi, il successo di un'operazione segreta sta nella negazione plausibile. È per questo motivo che ho rubato tutto all'FBI. Se va tutto a puttane, le conseguenze le pagheranno quegli stronzi. Vedo che non hai perso il tocco magico. Se c'è una cosa in cui sono bravo, è fregare Uber e le sue signorine. Mentre eri in convalescenza, ho recuperato un po' di informazioni. Volevo vedere se c'erano risorse che potevi reclutare. Ho trovato tre possibilità. Ora la mia priorità è togliere l'Hollow dalle grinfie di chiunque l'abbia preso. Sì, lo immaginavo. Gli Haitian? Pensavo fossero spariti dopo che ho ucciso Bug. Per fortuna sono tornati. E non sono troppo contenti che Sal abbia dato Delray Hollow alla Mafia del Sud. Mafia del Sud. Un'idea di Georgie. Gli fa spacciare l'eroina sperando che ci caschino tutti. Figlio di puttana. Non permetterò che quegli stronzi distruggano tutto quello che Sammy ha costruito. Chi c'è al posto di Baka? Non lo sappiamo. È riuscito a tenere segreta la sua identità. Segreta? Anche a John Donovan. Non lo credevo possibile. Non è colpa mia se sono cromaticamente svantaggiato. Quindi l'unica opzione che ho è seguire uno degli haitiani sperando che mi porti dal loro capo. Ehi, è meglio di niente. Quando sarai entrato nelle loro grazie, vieni a trovarmi. Sto finendo di sistemare qualcosa che ti piacerà. Vabbè, è sempre un inizio. Ma avete notato che cicatrice che c'ha in fronte Lincoln? Cioè, io non me ne ero accorto nel video precedente. Gli passa per tutto il fianco, cioè, e poi diventa una freccia sul dietro. Bah, che schifo, brutta. Ma che cazzo fa? Ci va a buttare sotto quel pezzo di merda. Ok, possiamo aspettare sulla panchina. Che tramonto, va. Romantico. Ho sentito che riportano dentro James Earl Ray. Incredibile. Si aspettano davvero che crediamo che sia stato un uomo solo a far fuori il dottor King? Troppo facile. Scontato. È questo che mi preoccupa. Mettiamo che sia stato davvero solo lui il responsabile della morte del dottor King. E se fosse davvero così facile uccidere i grandi uomini come il dottor King, il presidente Kennedy, il fratello Malcolm, allora questo paese non cambierà mai.
fatichi, sudi, ti spezzi la schiena. Poi arriva uno e ti porta via tutto. Mi sa che sono loro, ragazzi. Ah, perché è là che devono entrare. Beh, direi che ci siamo allora. Passa anche una volante alla polizia. Ok, dobbiamo entrare senza essere notati, penso, dalla polizia. Informatori, ok, trovali e interrogali. Giusto. Non facciamoci notare. Non so cosa ho attivato. Pensavo di chiudere tipo la porta. Ecco, magari viene il primo, non sarebbe male. Siamo a fare fuori uno. Ah, che poi è pure lui l'obiettivo. Quello stronzo è svanito. Eccolo. Vogliamo tutti cacciare i sudisti dall'Hollow. Dammi il tuo capo e li sbatterò fuori. Cazzo, merda. Vai al negozio Voodoo, lì troverai il capo. Scusa per il mal di testa. Bravo ragazzo. Allora ragazzi, vedete come sono pro? Allora vediamo un po' dove è stato sto negozio. Ah, ok. Devo uscire quindi. Eccoci arrivati a destinazione. Si entra di qua. Ah, qua devo forzare. Setaccia il Pierce Heart. Cioè, sono entrato da dietro praticamente. Ma così tipo. Già setaccia, già vede. Mi farà fare tardi. Ma dobbiamo salire? Eh sì, mi sa di sì. Aspetta. Vedete che incontriamo di nuovo quella ragazza che abbiamo salvato per caso dagli haitiani? Che sia per caso lei che troviamo in questo negozio? Cosa stiamo aspettando? Chi stiamo aspettando? Eccola, è lei. Oh, indovinate, Caffè? Bel trucco quello all'accampamento degli haitiani. Fingere che Paca ti tenesse prigioniera. E tu dovresti essere morto. A quanto pare siamo entrambi pieni di sorprese. Sembra proprio di sì. Pur la musichetta. Cosa posso fare per te, Lincoln Clay? Devi aiutarmi a uccidere Salmar Cano. Capisco. Qualche mese fa cercavi di uccidermi. E ora vieni qui e ti aspetti che io mi fidi? Ora che Marcano sostiene la mafia del sud, vedrai che tra poco verranno da te. E quando lo faranno, uccideranno chiunque sulla loro strada. A meno che io non entri nella tua squadra, dico bene. Farò in modo che tu ottenga l'Hollow. Poi dipende da come andranno le cose. Sai perché io e Sammy eravamo in guerra? Perché voi avevate attaccato la lotteria. Ti prego. Soltanto perché non vuoi accettare una verità scomoda, non mi pare il caso di essere così naif. Sammy e io lottavamo perché la gente dell'Hollow merita di meglio di un vecchio idiota doppio giochista che distribuiva lattine di cibo solo quando ne aveva voglia. Che faceva sempre quello che Salmar Cano gli diceva di fare, anche se lo metteva contro la sua stessa gente. Faceva del suo meglio. Ma il suo meglio non era un granché, o sbaglio? Quando avrò l'Hollow, lo gestirò come vorrò. Non accetto condizioni. Finché mi dai accesso a tutti i tuoi uomini, alle tue connessioni e un posto dove nascondermi ogni tanto, puoi fare quello che vuoi.
Marcano ha rimpiazzato Sammy con un certo Richie Set. Cosa ne sai di lui? Mafia del Sud, immagino. È un bastardo! Gli piace rapire gli adolescenti neri per poi portarli nel bayou. Dopo averli affamati per qualche giorno, li libera. Dice loro di scappare. Alle volte libera i cani. Sai, per ricordare i bei tempi andati. Mi sa che si sta incazzando anche Lincoln. È così che ha ucciso mia sorella. Questo è tutto ciò che mi resta di lei. Ce lo vedo che sta bello incazzato nero. Perché questi bug? È ancora pericoloso per lui, così continua a muoversi. Ma i suoi uomini agiscono dalla chiesa e dal vecchio teatro che si chiamava Perla una volta. Era il nome della moglie di Sammy. Mi occuperò prima di quello. Uno dei miei lo sta tenendo d'occhio. Per vedere cosa riesce a scoprire sulla gestione, dovresti andare a parlargli e capire cosa sa. Quando me ne sarò occupato, penserò alla chiesa. Cioè, l'unico dubbio è perché la giacchetta si muoveva così e poi entrava nella maglia. Buggatissimo. Questo gioco necessita subito di un update. Cioè, quella è la missione storia. Parlare con la prostituta. Ok. Sì, ecco. Ok. Parliamo, bello. Non pensavo di vederti lavorare con gli haitiani. L'unica alternativa è chinare la testa davanti a quei kejun di merda. E lo sai che io sono uno che non si piega davanti a nessuno. È proprio vero. Cassandra ha telefonato. Dice che vuoi occuparti del Perla. Lo gestisce un certo Merlo Jackson. L'ho trasformato in un bordello. Fa entrare i bianchi e lascia che facciano quello che vogliono le nostre giovani sorelle. Come faccio a trovarlo? Non farlo. Non ancora, almeno. Molti di quei sudisti di merda cercano di non farsi vedere. A meno che qualcuno non gli spari nel culo. Se colpisco le sue operazioni, dovrà uscire allo scoperto e affrontarmi. Ho un'idea su come attirare la sua attenzione. Tiene delle ragazze rinchiuse al secondo piano del Perla. Dice che sono le sue puro sangue e le riempie di tutta la merda possibile. Gli fruttano un bel po' di soldi. Ok, l'impressione è che alcune missioni secondarie dovremmo farle per forza per andare avanti, quindi la storia principale magari. Sono sempre stati bravi con me. Ok, ok. Quindi danni rimanenti 15.000. Rovinare i racket. C'è sta cosa, mi ricorda tantissimo Saints Row. Perché? Figata, no? Facciamo un giro? Facciamoci sto giro, Che mi sa che devo usare le armi. C'è anche l'armiere qua fuori, insomma, chiamiamolo così, va. Ci siamo? Dimmi, bella, vuoi farti un giro? Il signor Lavo mi ha avvertito del tuo arrivo. Le ragazze sono di sopra. Fa attenzione, gli uomini di Merla sono dappertutto. Lo farò, grazie. Non ti preoccupare, baby. Per un attimo già mi stavo dimenticando. Allora, dobbiamo salire, anzitutto. Non so io, però credo che si salga qua dietro, per caso. Oh, dipinto del re, hello. Cazzo. Sto andando. Spacco direttamente, bello.
Mi sa che ci ha visto qualcuno. Soldi. Soldi. Allora ce ne sono due. Posso fare fuori tutti e due? No, perché non li fai fuori tutti e due? Sei un coglione allora. Non resisteremo ancora per morto. Solleticare da un milionario. Bam! Ciao stupido. Aspetta che ci sono altri soldi. Stiamo facendo i big money. Vuole sparare a qualcuno? Magari. Ci divertiamo un poco. Oh, zoccole nude, ma che cazzo è? La sagra della droga qua. Ma che cazzo? Un'occhiata, un'anoressica. C'è qual quadra non cosa. Aspetta, aspetta, aspetta. Cosa vedo? Giubbotto rinforzato acquisito. Gara. Dimenticavo che anche tu sei nato e cresciuto qui. Ah, quarta generazione. Dico sul serio, Mikey è andato in uno dei posti migliori. Fanno le tuffe come quello di mia madre. Eliminazioni brutali. Tieni premuto B e rilascia nel punto evidenziato. Gli faccio una bella sorpresa. Ecco l'eliminazione brutale. Soldi. Ora ovviamente ci avranno sentito, però vabbè. Fotte seghina. Mi stavo annoiando un poco. Che cazzo stanno scovando? Te ne potevi andare. Aspetta, 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 aspetta. Che cazzo vuoi fare? Sei un coglione, non lo vedi. Qua pure c'è una banconota. Sì, sì, eccole. Lungo il fatto però, eh. Pensiamo che qui c'è una cassaforte, dovrebbe esserci. Dietro questa porta. Non uccido le puttane, cazzo. Fatele brave. Ok. Bam. Queste le libero? I won't let me. Questo posto non mi piegherà. Ci prova giorno dopo giorno. Io rivedrò la mia famiglia, lo giuro. Volta fuori. Vai da Cassandra al Pier Start. Lei ti aiuterà. Ma che cazzo è? Che mi sembrava quasi una bambina. Cioè, una creatura mi sembrava. Ah, per poco. Preso. Parla da qua dentro. Quelle che hanno bisogno d'aiuto vadano al Tier Start. Grazie, grazie. Ok, ho liberato anche questa. Cercavo biglietti, qualcosa, niente. Roba di merda. Non mi sento la faccia. La vedi, la mia
Muori, cesso. Volevi scoparti la... La mia puta volevi scoparti. Leggi sta cazzo di nota. Di a Charlie che è stata una buona settimana. Ronnie ha venduto quasi $5,000 di roba. Gene circa 7,000. Spero che adesso Ricci si levi dai coglioni. Ringrazio che non ci hai dovuto fare il bocchino. Questa è un'altra? Sì, no, è la stessa. Altra merda? No. Perché non me la sfonda sta porta? Ah, semplicemente perché già è aperta. Ma quale cinema? Cioè, fino a ora non ci hanno manco provato a spararci. Oh, c'ho più munizioni con questo. Mi sembra tutto troppo facile fino a questo momento. Se non è qualcosa, deve succedere prima o poi. Ok, abbiamo quasi finito. Tra l'altro, danni 5300 mancano. Ehi, fratello, calmati. Devi prenderla con più calma. Che cazzo dovrei fare? Lo stronzo mi tratta come se fossi stato io a dirgli di iniziare con le... Date quello stronzo fuori di qui. Babam, cioè, non gli do il tempo manco di... Ma che è successo? Cioè, non ho capito niente. Successo qualcosa? No, che cosa? Ok. Anche qui ripulito. Mancano 3750 per i dollaroni. Fatti sta borsetta, va. Mi pare che... Ah, ok. Qua possiamo prendere questo. Ci troviamo, prendiamolo. Perché? Perché lasciarlo? Perché? Poi, vediamo un po'. Qua vedo altre banconote, ma... Ah, ok. No. Ah, questo è solo il bigliettino. Allora, delle puttane stanno di qua. Almeno così le porta sulla mappa. Ah no, ma sono proprio fuori quelle. Quindi dove cazzo devo andare? Proviamo ad andare là, che vi devo dire, ragazzi? Che qua non vedo altre cose da fare. Siamo pronti? Per te. Ti vedo sempre di corsa, così ho pensato di renderti la vita un po' più semplice. Puoi usarlo per chiamare aiuto quando ti serve. E io che pensavo fossi un bastardo senza cuore. La giuria sta ancora decidendo. Comunque la signora Lancaster sa già tutto. È pronta. Torna da la voce. Che ragazzi, torniamo da sta voce. Quelle donne, cazzo, quello è proprio un posto di merda. Vedere cosa combinano quei bifolchi del cazzo, vero? Appena metto le mani su Jackson sarà tutto finito. Merla papponi in giro per tutto Lollo. Le sfrutta per recuperare quello che ha perso. Uccidili e si farà vedere al club. Tutto a posto. Quando ti sei occupato di loro, torna. Potrò confermarti che Merle è al club. Ok ragazzi,
Quindi scova ed elimina le pattuglie sudiste. Tra l'altro credo che forse i danni servivano proprio per questo. Chi lo sa? Scopriremo tra poco. Come va? Muori. Coglione. Oh, ma... fatto, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Però sono anche qui, quindi ti piaceva la banana, eh? Dice la verità. Niente più guadagni. Quando hai fatto danni a sufficienza da portare a zero i guadagni, puoi tornare al tuo contatto per saperne di più su come dare la caccia al boss. E avete visto, ragazzi? Infatti serviva proprio a questo. Meno male allora che almeno mi sono impegnato su sta cosa, perché sennò porca troia. Porca merda. Leggiamo sta nota del cazzo. Solo per questa notte venite a vedere la regina della giungla. La bellezza selvaggia non avete mai vista. Ammirate la sua pelle ed ebano. Fatevi ravvivere al suo morbido. Cioè vabbè, praticamente Troyal Club. Un po' di money. Ancora money. Cazzo raccolto. Ecco che cos'è quel cerchio tipo ciambella. Componenti elettrici. Finalmente ecco svelato il mistero. Stai guardando le spalle là fuori? Ci siamo. Proseguendo gli obiettivi del racket rimasti verranno rimossi. Fotte sega. Merla al Pearl. Appena arrivo lì, uccido qualunque figlio di puttana mi si pari davanti. Nessuno verserà una lacrima per quegli stronzi. Fai quello che ritieni opportuno. Ci vediamo, Lavo. Lavo True Kids. Merle Jackson. Ma non è lo stesso nome? Merle era anche il nome di quello di The Walking Dead. Che ragazzi, ci siamo. Ucciderò tutti e farò una fottutissima strage. Avanti il prossimo. Cazzo, non chiamate la polizia. Tanto ti trovo. Fuori un altro. Buttate quello stronzo fuori. Fuori un altro. Date quello stronzo fuori di qui. Credo che Merle. Oh cazzo! Oh! Si trovi sopra. Dammi un po' di tempo! A tutte le unità, ricerche annullate. Ripeto, interrompere le ricerche. Merda, quanti cazzo ne sono? Ma io sono uno solo, voi siete 30.000, cazzo. Meno male che siete. Q.
cula il cazzo che aveva un fucile a pompa quello. Ok, stiamo andando fortissimo. Forse ho fatti fuori tutti, non lo so. Però la maggior parte sì. Oh, è lui. È lui, ragazzi, è lui. Sta rompendo il cazzo. Serve un metodo diverso. Ecco, vediamo se viene magari. Sì, l'abbiamo attirato, ragazzi. E mo lo mandiamo al creatore pure. Spam. Ciao boss. Cioè, il gioco non si è neanche accorto. Ah, non era lui forse? Uccidi Merle Jackson, ah, di qua, ok. Che culo, non mi hanno visto, non mi hanno sentito. Non mi piace. Ok. No. Oh, vuoi crepare? Cazzo, quanto ci è voluto per ucciderti. Ah, ok. Devo andare di qua per forza. Però ci siamo, ragazzi, siamo arrivati. Uccidere il boss, devi neutralizzare il boss. Quando l'avrei fatto potrei chiamare uno dei due generali e aiutarti a mettere le cose a posto. E ancora una volta, come mai un negro di merda è venuto qui come se niente fosse? Dimmelo. Mi spiace, Ver, ma non c'ero nemmeno. Papam. Mi ha tenere muto? Beh, che farai adesso, negro? Mi sa che è arrivata la tora. Addio Merle. Oh, $1000 aveva addosso. Messo in sicurezza, ragazzi. Ci siamo, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo il nostro primo racket. Assegna a Cassandra, vedi elenco migliore affilati. Sono fuori dal Perla. Fai arrivare i tuoi uomini. Ottimo. Mando più uomini sul posto. Caccia quei sudisti di merda dalla chiesa e Ricci dovrà per forza rispondere. Ci siamo, ragazzi. Abbiamo fatto la nostra prima tappa, il nostro primo boss, dopo il boss degli haitiani è andato Merle. Ma che cazzo? Se si teme per la propria sicurezza e si reagisce contro un aggressore, si chiama difesa personale ed è di questo che stiamo parlando. Nel 66 l'FBI mi reclutò all'università. Chicago fu il mio primo incarico, ma venni trasferito al sud nel 68. Ci rimasi fino all'86, quando fui promosso assistente e direttore del ramo imprese criminali. Rimasi nel bureau fino al mio pensionamento nel 1999. Ne vai fiero? Ci sono così tante storie sulla vita di Cassandra.
Da bambina venne rapita, uccisa e riportata in vita da un prete voodoo. Ha visto i ratti della palude stuprare e uccidere sua sorella. Ha sparato a suo padre, ne ha scaricato il corpo nella palude. È impossibile sapere la verità. Wow. Non si può dire di certo una donna comune, quindi. Però sono contento, ragazzi, sono contento perché siamo andati parecchio avanti, penso, con questa fottutissima storia. Va bene, ragazzi, direi che l'appuntamento può terminare qui. Io vi saluto, ragazzi, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale se ancora l'avete fatto, Facebook, Twitter, Instagram in descrizione. Io vi saluto, ragazzi, ci vediamo noi in un nuovo fantastico appuntamento. Bella a tutti, ragazzi, ciao.